Puoi andare in vacanza anche senza uscire di casa, passeggiare nella giungla del soggiorno, fare surf nel salone e rilassarsi in cucina. Guarda il nuovo video per sapere tutto sul viaggio a casa. Che voglia di viaggiare! Ci sono così tanti posti affascinanti nel mondo. Ragazzi, ho trovato il posto perfetto per andare in vacanza. Guardate queste isole! Ci siamo tutti! E siamo pronti! Compriamo i biglietti! Bene, rompiamo il salvadanaio! Ci siamo! Tutto qui, il nostro risparmio! Non basta nemmeno per l'autobus! Per una persona sola! Questo non è nemmeno denaro! Il mio bottone! Lo cercavo dappertutto! E ora? Faremo una vacanza nel cortile di casa! Ragazzi, ho un'idea! Possiamo andare in vacanza proprio nel nostro appartamento! Che bella vista! Adoro guardare fuori dal finestrino nei lunghi voli! Non importa che io guardi il mio portatile attraverso la tavoletta del water! Bel colpo, Nick! Oh, mi viene sempre il mal di mare sugli aerei! Signore e signori, benvenuti a bordo della Domestic Airlines! Non dimenticate di allacciare le cinture di sicurezza! Signorina, sta bene? Prenda un po' d'acqua! Woohoo! Ethan, che vista! Wow! Sono $10! Wow, la business è costosa! Ti andrebbe di pranzare? Adoro il cibo dell'aereo! Posso averne un po'? Certo! Aspetta, che cos'è? Il dessert? Scusa, il pilota non ha separato bene il suo bucato! Grazie per aver volato con la Domestic Airlines! A breve atterreremo nel corridoio! Ed eccoci arrivati! Ecco il ritiro bagagli! Un tapirulan sarà un ottimo nastro! Questi lavoratori dell'aeroporto sono così pigri! Ehi, Dorothy, mi passi la borsa? Ok! Ecco la mia valigia! Grazie! Dov'è il mio zaino? Hanno perso il mio bagaglio! No! Succede ogni volta! Signorina, se le mostrassi l'etichetta, non basta! E quest'altro? Ah, perché non l'ha detto prima? Troveremo subito la sua valigia! Eccola qui! La stavamo spedendo in Francia! Ecco, grazie per la pazienza! Il nostro hotel a 5 stelle è pronto per gli ospiti! Ma manca qualcosa! Tutti gli hotel di lusso hanno animali fatti di asciugamani sui letti, coniglietti, cigni, un intero zoo! Ma Dorothy si è spinta ancora più in là! Wow, che bell'albergo! E questo? Un pollo in camera! Nick e Molly sanno cosa fare con questo pollo! Croccante! Delizioso, succoso! Continuerei a mangiarlo! Ma non è come pensi! Vuoi un morso, Henrietta? Anche se penso che i polli non mangino il pollo fritto, sarebbe strano! È da tempo che Nick vorrebbe vedere la corrida! Ed ecco la sua occasione! Il toro è pronto! E Torea Dorothy non si aspettava questa reazione! Meno male che sa ciò che fa! Woohoo! Ethan sta facendo una vacanza davvero estrema! Vuole conquistare l'Everest! È dura! Riesce a malapena a superare vento e neve! Ma Ethan può raggiungere la vetta! Fermati! Devi prima pagare per la neve! Ok, sei in cima! Yay! Ce l'ho fatta! Ethan ha le migliori idee in bagno! Oh, wow! Ragazze, preparatevi! Andiamo in Italia! Con la carta igienica! Sì, la useremo per fare la Torre di Pisa! Ecco qua! La torre pendente!
La pizza italiana, i turisti che fanno le foto. Grande idea, Ethan. Fai finta di reggere la torre. Facciamo un picnic all'italiana. Dov'è la carta igienica? Oh no, tutto tranne questo, Nick. Credo che la nostra torre stia per cadere. Come si fa a visitare il Louvre senza uscire di casa, trasformando gli amici in quadri? Un selfie con la Gioconda! Cheese! Mi sono sempre chiesto cosa stia succedendo a Monna. Ehi, idiota! Presenterò un reclamo all'amministrazione. Pardon! Il prossimo quadro è Il figlio dell'uomo. Come il primo spot della Apple! Grazie per la merenda, amico! Ah, i turisti di questi tempi! Ed ecco la ragazza con l'orecchino di perla. Ehi, si deve pagare per un selfie! Così va meglio! La foresta pluviale amazzonica è una destinazione di vacanza hardcore. Vegetazione fitta e infinita, serpenti spaventosi ovunque! Ah, un pitone! Rilassati, Ethan! Ho deciso di passare l'aspirapolvere nella giungla. Così ci sarà meno polvere. Ma alla fine del lungo viaggio avrai una ricompensa. Una foto con una scimmia! Per soli $150! Cosa? No! Ok, va bene, tratta pure con la scimmia. Che ne dici di un dollaro? Ok, così va meglio. Scimmia di cheese! Banana! Molly ha deciso di stirare le tende, ma Ethan ha un'idea diversa su come usare l'asse da stiro. Ha sempre voluto fare surf. Perché non ora? Molly, fai un'onda. Guarda, posso stare in piedi sulla mia tavola. Qualcuno sta annegando. Baywatch in soccorso. Ora metto la mia tavola nella sabbia. O meglio, nella lettiera. Oggi è un gran giorno per rilassarsi in spiaggia. Ma il mio gatto non è d'accordo. Povera Molly, deve lavorare di nuovo per tutta la vacanza. No, al contrario. Il suo computer è la sua vacanza. Oggi Molly è in vacanza alle Maldive. Cocktail al cocco per lei, signorina? Sì! Oh no, niente soldi, niente cocco. Bene, mi farai andare in bancarotta, Dorothy. Buona vacanza! Dopo cena c'è una montagna di piatti sporchi. E a Ethan viene una grande idea. Ragazzi, questa è una delle meraviglie del mondo. L'Opera House di Sydney. Andiamo in Australia. Va bene, vediamo. Ecco il teatro dell'opera. Ed ecco i piatti. Uno studio di esperti conferma che non ci assomigliano per niente. La tua idea è fallita, Ethan. Mi spiace, non andremo in Australia. Dorothy ha lavorato per tutta la vacanza. E ora hai soldi per un vero viaggio. Ci siamo divertiti molto, vero? Ciao, ragazzi. Grazie per avermi pagato le vacanze. Cosa? È incredibile! Ti sono piaciuti i nostri viaggi in appartamento? Scrivi qui sotto dove andresti. A Las Cucinas? Il balcon? O Mount Chessen?
E ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete un like al video e cliccate sulla campanella. Non perdete i nuovi spassosi video di Woohoo!